Teledor Ruti, sono qui alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, la GNAM, così il suo acronimo, e sto cercando un bagno. Nel frattempo voglio mostrare, qui davanti credo di aver riconosciuto Severini, non vorrei dire una sciocchezza. No, e questo è il famoso Antigrazioso, il ritratto della madre di Umberto Boccioni, appunto Antigrazioso del 12. Schwitters era un dadaista tedesco che a un certo punto si costruì un dada tutto suo e lo chiamò Merz, prendendo un frammento dell'insegna della Commerzbank, nel senso che Dada, un berlinese, era fortemente politicizzato e Schwitters aveva un'idea un po' più ampia. Umberto Boccioni, Brack del 1911, gli stessi anni in cui mette al mondo Il Portoghese, che è una sua composizione cubista analitica, e in quegli stessi giorni invece Picasso realizza Maggioli, dedicato a una sua donna, credo fosse Olga, ma non ne ho memoria. Quindi, e questo è Balla, il movimento, basta, espansione dinamica più velocità. E lì mi sembra di vedere Medardo Rosso, non vorrei dire, perché molte persone, devi sapere, mi chiedono, dicono, grazie Fulvio che ci mostri le cose. Ecco, Medardo Rosso è stato uno scultore impressionista, nel senso che è riuscito a restituire l'idea della luce nella materia. E fare della materia, questa è cera, e fare della materia qualcosa di dissolvente. Bambino alle cucine economiche, 1892. Un'altra sua opera molto, molto bella è Ecce Puer. Io credo sia superiore a Rodin, altro artista impressionista. Soffici, lo accompagno? Ti fa piacere? Ecco, una persona, ti mostro, lei gentilmente mi sta accompagnando. E questo sono i due Van Gogh, che però, come ci ha spiegato Walter Benjamin, nell'epoca della sua riconoscibilità tecnica, l'opera d'arte perde la sua dimensione auratica. E quindi io non riesco a provare chissà quali emozioni, neanche davanti all'Arlesiana, in quanti libri di lettura l'avremo vista. Chi è De Pretis? De Nittis, no, l'ho detto apposta. E questo invece è Courbet. Il socialismo è entrato nella pittura con Courbet, che è stato un realista e anche l'autore dell'Origine del mondo, cioè di quella figa in primo piano che pare fosse in realtà un dettaglio, ma anche dello spaccapietre. Bracconieri nella neve, 1867, ed è stata anche una figura eminente della Comune di Parigi, Edgar Degas. Andiamo di là un attimo, che sai, il mio ampio pubblico dice grazie Fulvio. Lì in fondo ci sta l'attesa, no, sogni in realtà credo si chiami. Questo è un concetto spaziale di Fontana, quando ancora Fontana, oltre a, diciamo, forare la tela, potete vedere ancora, introduceva elementi materici. Questo è Boldini, e siamo in una belle époque signorile, aveva molte committenze dalla buona società, Boldini. Mostriamo questo quadro, prima mostriamo la visita di Silvestro Lega, ecco, questo è un pezzo molto significativo della pittura della dell'Ottocento,
l'Ottocento, ho detto bene. E questo quadro di Vittorio Corcos, pittore italiano, ha avuto una fortuna particolare. La sua fortuna è che viene assimilato il volto di questa ragazza, dove si conosce anche il nome, lo si percepisce assolutamente moderno, contemporaneo, quasi che si abbia voglia di conoscerla, di essere baciati da lei. Dettagli. Sogni, 1896. Ci risparmiamo i gessi e andiamo di qua. Io in realtà dovevo andare al bagno, poi sai com'è, ho detto vogliamo essere generosi. Lì giù vedo un Cézanne. Questo è un quadro rassicurante di Klimt, le tre età. Gli occhi di Modigliani sono smeraldi incastonati. Non ha profondità lo sguardo delle figure di Modigliani, ma non deve averne. Ecco, questo è un altro medardo rosso. E anche qui si ha la percezione della luce, come se delle ideali piogge acide accarezzassero la forma, il volto. Cézanne muore nel 1902, 1904 forse, adesso non vorrei dire una stronzata, e poco prima di morire dice: finalmente ho posto le basi per la mia pittura e sarà la porta della modernità. Nel senso che dopo Cézanne avremo Picasso e Braque. Arriva quasi alla scomposizione, non può andare oltre per ragioni biografiche, anagrafiche. Come spiegare questo ready-made di Duchamp? Lì dietro è Villa Borghese di Giacomo Balla. Infatti non lo spiegheremo. Marcel Duchamp, pittore. Duchamp non verrà ricordato per questo paesaggio a Blainville, ma verrà piuttosto ricordato per l'orinatoio chiamato Fontana. Andiamo di là. Però mi dovrebbero pagare per fare queste cose, mi dovrebbero mandare un bonifico. È una piccola ninfea di Monet, poca roba rispetto a quella che si trova a New York, al Metropolitan, mi pare, che prende una parete intera. Ecco, l'esistenzialismo ha avuto il suo massimo picco, la sua cuspide, in questo scultore che si chiamava Alberto Giacometti, era svizzero. Voi mi direte, ma questi sono anche gli idoli etruschi, dell'Etruschia. In realtà no, è come se la figura fosse scarnificata dall'agente atmosferico, una metafora che utilizzo, dall'agente atmosferico del tempo, dell'esistenza. Laggiù Capogrossi era stato un pittore di scuola romana, anche abbastanza classico. Poi improvvisamente questa illuminazione di questo segno che Ungaretti definisce un'arcana serratura. Forse lì è più chiaro, è più evidente quel segno. Accanto Ettore Colla, che recuperava frammenti metallici da macchinari, facendone poi... Basta, perché devo dire tutte queste cose? Chiudiamo in quella sala mostrando, mi è sembrato di intravedere un Carrà. Carrà è più tozzo di
De Chirico nelle sue composizioni metafisiche. Però sarebbe meraviglioso poter parlare con questo suo pesce. L'ovale delle apparizioni, 1918, Carlo Carrà. Ci sarebbe anche questo Morandi metafisico, ma ne parliamo un'altra volta. Fulvio Abate, Tele Durruti. Dov'è il bagno? Grazie.